Eccoci. Dov'è il dispositivo di trasporto? Prova ad attivare il pannello. Non c'è corrente. Va bene, andiamo nella sala di controllo sotto le scale. Riordina il codice per ripristinare la corrente. Ottimo! Attiva il pannello della monorotaia. Qualcosa si sta avvicinando. Tranquilla, è la monorotaia. Questo vecchiume è il nostro mezzo di trasporto. Prego, dopo di te. Tutto a posto. Oh, ecco, ripensavo a ciò che è successo ieri. La città è così calma e così vuota. Beh, succede quando in una città non c'è più anima. Eve, cosa farai dopo che avrai sconfitto il Nightib Alpha? Tutti i membri delle unità aeree vivono per uno scopo soltanto. Portare a termine la nostra missione. Intendi l'estinzione di tutti i Nightib, giusto? Credere che lo scopo della tua esistenza sia distruggere un'altra specie è orribile. Eccoci. Vuoi scendere? Questa doveva essere una piazza. Proprio così, solo che ora è sommersa. Perlomeno non dovrai entrare in acqua.
La sala archivio è da quella parte. Forse è meglio stare lontani dall'acqua. Sembra che ci passi l'elettricità.
un appunto nascosto qui. Shopping fatto! Adam, ti capita spesso di incontrare membri delle unità aeree? No, quasi mai. Ieri mi trovavo in quell'area per puro caso. Non avevo mai visto un'operazione aerea del genere. Perché mi hai salvata? Non saprei. Sembrava giusto. Dovevo farlo. Non so descriverlo. È stato breve, ma intenso. Vera professionista.
siamo un po' troppo lontani. Perché non provi a saltare e scattare? Sembra di vivere l'apocalisse. Cosa? Niente, parlavo tra me. Attenta, Eve! Stai bene? Non è niente. Serve una password a 4G. Ah, un'altra emicrania. Ok, questa scritta significa tempo. Forse è collegato alla torre dell'orologio.
Riesco a vedere la sala archivio. Ci siamo quasi. Thank you.
È un obelisco. La sala archivio è lì sotto. Scansionate. È il codice della sala di controllo. Diamo prima un'occhiata all'obelisco. Non succede niente. Ah, non era così prima. Il sistema si è resettato quando è stata tolta la corrente. Verificherò le credenziali quando la ripristiniamo. Entriamo con la forza. Meglio evitare. Se il sistema di sicurezza salta, non potremo più entrare. Le scale portano alla sala di controllo. La cella di fusione sembra morta. Ferma. Sento un'altra cella di fusione qui intorno. Ottimo, è tornata la corrente. Adesso scendiamo verso la sala archivio. Posso credere che siamo nella sala archivio, sembra un sogno.
ora non ci resta che trovare l'iperdrive. All'inizio del XXI secolo, il diritto alla vita dell'umanità fu minacciato dal riscaldamento globale. La sfera madre, avendolo previsto, rese l'umanità in grado di affrontare la sfida. Il processo naturale di adattamento, lungo eoni, si compì all'istante. La cella corporea sostituì il cuore e permise la sopravvivenza in ambienti senza ossigeno o acqua. Grazie ai progressi di biotecnologia e nanotecnologia, l'invecchiamento e le malattie divennero ricordi del passato. Ciò permise grandi passi avanti nello sviluppo delle aree industriali nocive e dello spazio stesso. Ora resistiamo alla pressione schiacciante degli oceani più profondi e usciamo da una stazione spaziale senza bisogno di una tuta. La più grande e unica speranza di sopravvivenza dell'umanità è la sfera madre. Godetevi l'armonia e la prosperità di Eidos 7, la prima città mai costruita dalla sfera madre. Madre, non ho idea di che cosa stia parlando. Adam, per te aveva senso. La storia dell'umanità finì con la guerra finale. Deve essere un video precedente a quel periodo. Un'ipercella. È questa che stavi cercando? Sì, puoi estrarla dall'iperdrive. Bene, primo obiettivo raggiunto. Forza, prima che la corrente finisca. L'ipercella è nostra. Potremo farci tantissime cose. Eve, grazie. Di niente. Allora, puoi dirmi dove si trova il Naitiba Alpha? Ma certo, non è lontano.